Bentornati amici alla rubrica Punt. Come promesso, sempre per colori a portata di zona, oggi vi svelerò che titolo ho deciso di abbinare alla zona rossa. Il consiglio letterario di oggi è un po' più datato rispetto agli esempi che ho portato negli scorsi video, quelli sulla zona gialla e sulla zona arancione, ma a mio avviso risulta ugualmente interessante, perché si tratta di Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Giustamente voi noterete che non è il titolo del libro che ho in mano. Infatti non si tratta di un romanzo, ma di una novella, di un racconto, pubblicata nel 1878 su rivista e poi confluita nel 1880 in quella che è la raccolta anticipatrice del grande romanzo I Malavoglia, per temi e per tecniche narrative, che è Vita dei Campi. Infatti, da questo punto di vista, Rosso Malpelo riveste un'importanza capitale all'interno della produzione verdiana, in quanto è l'opificio, l'officina di messa a punto delle principali tecniche narrative che poi svilupperà nel romanzo I Malavoglia del 1881. Senza scendere eccessivamente nei dettagli, si può dire che Rosso Malpelo sia una storia di emarginazione e pregiudizio, che ha come protagonista un ragazzo, un adolescente, dai capelli rosso acceso. Questo ragazzo ha un unico difetto, essere così com'è. Viene considerato cattivo, e questo Verga ce lo dice nel primo rigo della prima pagina, per il semplice fatto di avere i capelli di quel colore. Infatti, nel panorama culturale e folcloristico della Sicilia di fine Ottocento, il colore rosso era associato alle forze demoniache, alle forze diaboliche, quindi a qualcosa da evitare assolutamente. E infatti attorno a Rosso Malpelo, così viene soprannominato dai suoi concittadini e anche dalla stessa madre, che addirittura si dimentica del suo reale nome, a significare che il battesimo sociale, ciò che siamo per gli altri, conta di più del battesimo individuale, ciò che effettivamente siamo, attorno a questo ragazzo si fa terra bruciata. Lo si condanna ad un'esistenza solitaria, condotta in modo burbero e scontroso. Gradualmente scompaiono dalla sua vita anche quei pochi punti di riferimento, quelle poche persone a lui care. Il padre muore nella stessa cava di Rena Rossa in cui lavorava insieme a Rosso Malpelo. La madre si trasferisce una volta dopo essersi risposata e anche l'unico amico che abbia mai avuto, Ranocchio, muore per tubercolosi. Ovviamente non sono qui per svelarvi il finale della novella, altrimenti che consiglio sarei in grado di darvi? Piuttosto vorrei ritornare con voi su quanto detto in apertura di video riguardo alle tecniche narrative di Verga. Infatti Rosso Malpelo può essere considerata, come ho già detto, una grande fucina del movimento verista, non soltanto verdiano ma anche italiano, in quanto qui Verga sperimenta e mette a punto alcune di quelle tecniche narrative fondamentali per la sua successiva produzione. La prima fra queste è sicuramente la regressione del narratore. Lontano dal narratore onnisciente, cioè che sa tutto, vede tutto e sente tutto, dei grandi cicli romanzeschi ottocenteschi e anche a lui contemporanei, Verga sceglie di ammutolire progressivamente la propria voce narrante, appiattendola sul livello dei suoi personaggi. In questo modo il lettore percepisce una pluralità di voci, alcune che si alternano, che si sovrastano, che sfocano in secondo piano. E questa coralità, questa grande orchestra di insieme, restituisce un quadro realistico e vivo del contesto narrato. La seconda grande innovazione in Rosso Malpelo è appunto il linguaggio. Il linguaggio in Rosso Malpelo non è un linguaggio letterario definito a tavolino, ma è un linguaggio vivo e popolare, appunto adatto a ciò che viene raccontato, al mondo che Verga decide di raccontare. Molto spesso sconfina nello scorretto e nello sgrammaticato proprio per l'assoluta fedeltà nei confronti dei suoi personaggi. Ed eccoci arrivati in fondo anche a questo video. Io spero che la mini rubrica Colori a portata di zona non soltanto vi sia piaciuta, ma sia stata perlomeno utile per fornirvi qualche spunto di lettura in più in questo periodo. Come sempre, noi ci vediamo tra 2 settimane con il consueto appuntamento della rubrica Punti. A presto!